Allora, lascio il sito di Castelletto, Riccardo, la parola di sindaco di Solvaga, Domenico Campino. Buonasera, porto i saluti del sindaco di Solvaga, Pio Forgiura, e saluto gli organizzatori del convegno. Lasciatemi però, sarò brevissimo, una captazione di benevolenza. La professoressa prima parlava di tasse e ha detto Solvaga c'ha le tasse, aveva le tasse più alte. Visto che ci sono il mio capogruppo e il mio consigliere, se non dico questa affermazione il sindaco poi mi sfiducia. Solo paga le tasse si sono abbassate e da allora sono cambiate. Quindi, battute a parte, io credo che questa sera il tema che è stato affrontato è un tema importante. Ringrazio la presenza del neo presidente di Confindustria, Viverini, perché rappresenta un mondo che è quel mondo delle imprese e delle aziende che secondo me, secondo la nostra visione, quella del mio sindaco, rappresentano un valore aggiunto per le comunità, rappresentano quella forza propulsiva che si dovrebbe avere per dare sfogo poi a diversi livelli occupazionali, crescita produttiva. E l'intervento che è stato fatto dal presidente, dal sindaco Pasquale Garofano è condiviso, perché noi dovremmo ripartire proprio dalle serate come quelle che sono state organizzate in questa occasione, ovvero quello di porre al centro di tutto la cultura, la nostra storia, la nostra tradizione. Non possiamo prendere e partire in una fase in cui c'è una crisi di valori, una crisi economica, una crisi di principi, se non ripartiamo dalla tradizione, dalla nostra storia, dalla nostra cultura. Si parlava di un fattore di negatività nella nostra terra, che è quello di non avere la capacità di promuoverlo come si dovrebbe. Io credo che dovremmo iniziare a ragionare un pochino, come sottolineava il presidente di Confindustria, come un'azienda, ovvero portare in essere due principi, quello di marketing e quello di brand a cui si riferiva il sindaco Pasquale Garofano. Qual è il nostro brand? Il nostro brand, secondo me, è la nostra storia, la nostra cultura. Se Firenze, la Toscana, ha una grandissima produttività e i loro vini sono di altissimo livello, e anche perché loro si sono rifatti ad una storia, a quella del Rinascimento, dove c'è sempre stato un forte senso di appartenenza alla propria terra, alla propria patria. Si parlava di Lorenzo dei Medici, la famiglia dei Medici è sempre ben nota, il padre toscano Cosimo dei Medici poneva in essere al centro di tutto il proprio territorio, la propria storia. Noi dobbiamo fare questo. Le unioni dei comuni, quella che rappresentava il sindaco di Faeggio Nino Lombardi, quella che rappresenta il sindaco Pasquale Garofano, dove noi ne facciamo parte, devono attivarsi, io sono sicuro che si attiverà dopo stasera, a fare proprio questa promozione, Pasquale, come dicevi tu, ovvero quella di un sistema di aggregazione comunale, ma che non badi alla condivisione dei servizi, ma ad un obiettivo e ad una visione più grande, che è quella di promuovere la nostra terra attraverso la nostra storia, attraverso la nostra cultura. Io non voglio dilungarmi, voglio utilizzare una citazione di Virgilio per restare in tema. Virgilio scrisse: la fortuna aiuta gli audaci. Che noi si sia audaci e che si ponga il nostro obiettivo sulla cultura, come diceva prima il consigliere, l'assessore Viverini, fare una programmazione strategica su questo, attivando una squadra che può essere composta dalle unioni dei comuni, dalle imprese, dalle aziende, e costruire un progetto serio per il rilancio dei nostri territori. E io vi assicuro che noi saremo vincenti e la fortuna bacerà le nostre singole comunità, la nostra vallata e la nostra provincia. Grazie.